quando era vaglione, llevava che la strada, con mano mi andava assai, io avevo l'ora d'amburria. E mo parlammi in ab, che la città do giornata, la sapeva tutto il mondo, ma sapeva una cosa banale. Scocca, quando scocca vuol dire che sei innamorato. Guarda, io sono innamorato, dopo dovreste provare voi. Ognuno è innamorato di qualcosa. Sono innamorato della natura. Allora, questa è una tipica abitazione del Cilento, diciamo soprattutto delle, una famiglia poverissima. Qui ci abitavano, pensate, lo dico un po' a bassa voce pure per non far sentire, perché potrebbe essere un'offesa per la famiglia, qui ci abitavano 11 persone, cioè 9 figli, la madre e il padre, vivevano in questa stanza. Io so nome e cognome ma non le dico, è ovvio. Noi tanto a noi non servirebbe neanche sapere. Allora, quale erano, come erano situate? Al piano di sotto vivevano gli animali. Questa qui, per esempio, non è proprio la tipica, perché c'erano le tavole dove doveva passare il calore degli animali che riscaldavano l'ambiente superiore. C'era il forno, sotto stavano le galline, nella panca vivevano i porcellini d'India, noi ce le mangiavamo. Sì, i conigli, noi li chiamavamo i conigli surecigni. Surecigni somigliano a un topo. Come erano situate proprio in qui c'era il camino che è rimasto solo un po' di che andava su e dormivano da quella parte lì, pensate, al piano superiore c'era sempre uno scalandrone che ti portava al piano superiore dove mettevano, prima le essiccavano la roba, i fichi, le castagne, i salami, diciamo era tutto, i salami già li conservavano nelle le giare, insomma li conservavano nei queste di terracotta in modo che non ci potevano andare i topi, sia il formaggio, e li mettevano nella crusca. Nella crusca? Sì, si conservavano meglio queste. Si curavano bene. Queste. No, e non si essiccavano proprio dure. Diciamo che questa è la tipica abitazione. E mi raccontava questo vecchietto, dice Carlo, una volta. Io quando feci l'intervista, attraversai tutto il paese e feci queste interviste sull'alimentazione, la loro vita attraverso l'alimentazione. Mi disse Carlo, io una volta stavo qui, fuori c'era il fango, non è che c'erano scalino, ma fuori c'era il fango, non è, mo sono cimentate, ci sono le pietre. Dice, tutti, chi mangiava sulla panca, chi su una sedia, c'era una sedia, chi ingoppò lo scanno, quello che si sedevano vicino al fuoco, io mangiavo dietro la porta, lui mangiava dietro la porta, in da Sartania. Sapete, la Sartania noi la chiamiamo la padella, quella col manico che ci fanno le patate fritte, insomma, questa qui, lui mangiava lì dentro e mangiava rape fritte con poco olio. Dice Carlo, io stavo mangiando, ma apre la porta, no, zio mio ci mette i piedi dentro, ma mica ho smesso di mangiare, c'era solo quello, io ho continuato a mangiare, anche se aveva messo con i piedi fatti di fango, io ho continuato a mangiare. Mi raccontava proprio questo episodio, questa persona, e c'era un'altra famiglia, sempre molto numerosa, la mattina facevano a chi si alzava prima, andavano in campagna, chi trovava le scarpe se le mettevano, anche se erano un pochino più piccole, si mettevano, se no altrimenti dovevano andare scalzi. Ma questa è una realtà, non è che vi invento delle cose, sono delle cose reali, che le raccontavano proprio. Erano 50 anni fa, 100 anni fa? Diciamo che sono stati gli anni 30, 40, fino agli anni 50, poi... C'era molta povertà. C'era molta povertà, sì. Questi luoghi erano, la gente viveva esclusivamente con il proprio lavoro, quello che producevano, certo, nella terra, non c'era il concime, perché negli anni 50 dopo la guerra hanno fatto il concime, lo mettevano al grano, il grano produceva, certo, di più, certo, se no il trattamento del grano lo facevano con il letame solamente, certo, noi ricimavamo mantra,
la mantra dove sostavano, facevano la pipì, le pecore e la cacca, cioè, e poi la spostavano ogni notte. Quello era la concimazione dei terreni. Ma questi porcellini d'India che mangiavate, come non sono animali della zona? Come si allevavano qua? No, ma io mi ricordo da piccolo, c'erano sempre queste. Paolo, l'ho avuto pure io in verità, mio padre mi aveva, noi lo chiamavamo coniglio succulello. E noi il succulello ruotò, e noi chiamavamo i coniglio suricigni, un surici, sì, sì. Che somiglia a nato. Però se non stanno qua in natura, cioè sono... Ma parlammi in app, che la città sono nata, la sapa.